intercessione di Sant'Antonio Abate, stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo delle nostre necessità e fa che in un armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra ogni cosa, per Cristo nostro Signore. Amen. Amici pelosi o con le squame, poco importa, l'importante è stare insieme anche in una giornata così importante come la ricorrenza di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Ci troviamo a Monte San Savino, Valdichiana Aretina, dove nella chiesa di Sant'Egidio e Savino domenica 21 gennaio è stata rinnovata la tradizionale benedizione degli animali. Rappresenta la mia compagnia, rappresenta una fonte di affetto e uno scambio reciproco. Vivo sola, quando arrivo a casa c'è lei dietro la porta. Come si chiama il suo gatto? Quinto, ma io ce n'ho una quindicina di gatti, c'avevo anche il cavallo mi è morto, se no con l'animale sono appassionato di tutto l'animale. È un compagno di vita, cioè come lui nessuno penso. Quindi, più degli uomini. Più di alcuni, sì. Sì, sicuramente. Come si chiama? Sì, Paride. Che carattere ha Paride? No, è bravo. Sì. Gestibile. Sì. Che cosa vi dà, insomma, la sua compagnia? Tutto. Tutto, davvero. Tutto quanto, davvero. Se non ci fosse lui, ce ne vorrebbe mille, vero Pardo?